La manovra è la priorità politica che noi dobbiamo affrontare con l'attenzione alla riduzione del debito pubblico, che è troppo alto. E la strada migliore per ridurre il debito pubblico è quella di avere una manovra che punti alla crescita economica, quindi taglio del cuneo fiscale, riduzione della pressione fiscale, quindi anche per quanto riguarda le aliquote IRPEF passare dal 35 al 33, un'area senza tasse fino a redditi di 12.000 euro l'anno, aiuto con la decontribuzione alle madri che hanno da due figli in su, non soltanto per quanto ci riguarda, per come oggi, per le lavoratrici dipendenti, ma anche per le partite IVA. Rifinanziamento del fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa per i giovani, rifinanziamento di tutte le iniziative per favorire l'accesso all'università dei giovani e per quanto riguarda i pensionati continuare nell'azione di incremento delle pensioni minime. L'obiettivo finale è quello di arrivare a 1.000 euro entro la fine della legislatura, stiamo lavorando intensamente e mi auguro che si possa fare questo senza sperperi di denaro, ma con una strategia che deve portare, come è stato fatto, ad un incremento degli incassi per lo Stato. E si può procedere, secondo me si deve procedere sul percorso della privatizzazione. Avevamo chiesto di cominciare per esempio con il Monte Paschi di Siena, bene ha fatto il ministro Giorgetti a seguire la nostra proposta, bisogna andare avanti. Pensiamo anche alla privatizzazione dei servizi portuali, di più di quanto ci sia già oggi, e poi si possono utilizzare i beni patrimoniali non dismessi pubblici per ospitare uffici pubblici che oggi sono ospitati in luoghi di privati per i quali si pagano affitti salati. Quindi in un anno si ammortizzano le spese per la risistemazione e poi quindi c'è un grande risparmio per le amministrazioni pubbliche. Ecco, queste sono alcune delle idee che poi una delegazione di Forza Italia porterà nei prossimi giorni al ministro Giorgetti, ne abbiamo parlato con i nostri capigruppo, con il nostro responsabile economico, con il nostro responsabile dei dipartimenti e quindi andiamo avanti in questa direzione. Molto chiaro, la riduzione del debito, politica per la crescita, siamo un paese ad economia reale. Sempre in un contesto europeo bisogna rispettare il patto di stabilità, ma secondo noi, come ha detto anche ieri il ministro Crosetto, alcune questioni possono essere escluse dal patto di stabilità e crescita. Grazie.